Fu chiamato il volo dell'Arcangelo, dove l'Arcangelo era lui, il Vate, poche ore dopo avrebbe dovuto incontrare Mussolini. C'era un appuntamento, ma ridotto in fin di vita da quella caduta dalla finestra, Gabriele D'Annunzio non poté onorare l'impegno. Era il 13 agosto del 1922, 100 anni fa. Fu un incidente, una spinta dovuta alla gelosia di una delle sue amanti o un complotto politico alla vigilia della marcia su Roma? Sul caso è stato scritto un libro che diventa adesso un docufilm. 100 anni fa, esattamente il 13 agosto del 1922, Gabriele D'Annunzio cadeva dalla finestra della Villa Carignacco, l'attuale Vittoriale, e andò in fin di vita. C'era stato un attentato o che cos'altro. E ci fu il commissario Giuseppe Dosi, che fu incaricato dal Viminale, dal capo della polizia, di fare un'inchiesta su quello che era accaduto il 13 agosto lì a Villa Carignacco. Questa inchiesta poi fu secretata e da questa inchiesta fu tratto poi, dopo tanti anni, nel 2017, un libro di Ennio Di Francesco, Il Vate e lo Sbirro. E Il Vate e lo Sbirro è il docufilm che si ispira al libro e a questa vicenda che noi stiamo producendo. Io sono convinto, ma non sono il solo a pensarlo, che D'Annunzio fosse un enorme problema politico sia per Mussolini sia per i suoi avversari. I giornali dell'epoca ventilarono che nell'agosto 22 D'Annunzio fosse defenestrato e non che fosse un semplice incidente. Il commissario Dosi, nel quale De Francesco giustamente si autoidentifica, non perché abbia una ipertrofia dell'ego, ma perché effettivamente è un personaggio che ha pagato di persona le sue scelte, oltre alla bravura soggettiva, aveva capito quasi tutto. E proprio per questo l'inchiesta fu bloccata. Il film Il Vate e lo Sbirro, oltre a ricementare, se ne fosse bisogno, l'amicizia fra Vittoriale e Pescara, infatti è girato, pensato, voluto, scritto da amici pescaresi, è importante perché nel centenario di questo evento e della marcia su Roma indaga su un episodio mai chiarito, affascinante, e sarà molto interessante non solo dal punto di vista cinematografico, ma anche dal punto di vista storico.